Uè, signori, come va? Se doveste applicare una progressione sulla forza, su un determinato esercizio, per migliorare in questo determinato esercizio, come lo fareste? Su quali variabili vi basereste? Nel particolare, se questo esercizio fosse una trazione, quindi un esercizio a corpo libero, quindi oggi parliamo di forza sì, di costruzione muscolare sì, ma proveniente dall'allenamento a corpo libero, come lo fareste? Oggi, in questo video, cerchiamo di rispondere a questa domanda e alla fine vi propongo anche quello che è un metodo che mi piace particolarmente per raggiungere questo obiettivo. Marco ci chiede, anzi, parte con un esempio. Vorrei fare una progressione sulle trazioni, quindi tirata. Ha più senso inserirla nella sessione di tirata oppure nella sessione di spinta, dove faccio un richiamo della tirata? Sembra una domanda banale, ma non lo è, perché nel primo caso non andrebbe ad intaccare troppo il restante workout, punto di domanda. Premetto che sto parlando dell'allenamento dove viene inserita la progressione, quindi l'eventuale aumento di serie, ripetizioni, eccetera. È un'ottima domanda. E, come dici tu, sembra una cosa banale il tuo ragionamento, però non lo è così tanto, perché si parla sempre di più di allenamento di specializzazione e si parla sempre di più di dare priorità alle cose su cui ci si vuole specializzare. Quindi, naturalmente, avrebbe senso anche in una sessione, per esempio, di spinta che mi hai proposto, inserire come al primo posto, comunque, un esercizio di tirata, perché appunto il nostro obiettivo è quello di specializzarci in questo ambito. Mi ha fatto un sacco piacere che hai riempito anche in maniera divertente, Marco, il restante del box. Sappiamo che Marco è peso-altezza più o meno uguale, 1,77 x 79 kg, si allena decentemente da circa 4 anni, ma senza fini agonistici, inoltre gioca a ping pong. E il suo obiettivo è principalmente stare bene, invecchiare decentemente ed avere la patata a volontà. Tutte cose molto molto nobili. Il cardio fa schifo e attualmente si allena 3 volte a settimana, aspettando le sedute in spinta tirate gambe, con richiami di muscoli antagonisti quando allena all'upper. È un piccolo passato da powerlifter, ma ora come ora mi sono principalmente dato al bodybuilding, accantonando i tre big. Però comunque c'è sempre questa mentalità da forza e muscoli, che è il mio ambito, mi piace. Mi piace che sia rivolto a me, e forza e muscoli, in questo caso incentrato appunto sulla trazione, il movimento della trazione, non considerando i big three. Interessante vedere che deve essere specificato che Vegeta è superiore almeno 4 volte, perché ci sono 4 segni di maggiore rispetto a Goku. Fatemi sapere voi nei commenti se siete d'accordo con questa affermazione molto molto coraggiosa da fare così apertamente. Allora, risponderò a questa domanda prima di tutto direttamente a Marco e poi proponiamo quella che è una tipologia di allenamento che andrei a fare io, su quali variabili mi focalizzerei e qualche consiglio che ti voglio dare, Marco. La progressione principale, quindi, la inseriamo nel giorno di tirata o nel giorno di spinta? La mia proposta è, la mia controbattuta è: perché devo mettermi in testa queste pippe mentali incredibili? Perché devo per forza di cose fare un giorno di trazione, di spinta e di gambe? Dato che poi mi scrivi anche che effettivamente stai splittando le 3 sedute in ok, spinta, tirata, gambe, ma alla fine fai dei richiami di muscoli antagonisti, che ha perfettamente senso ed è una strategia che uso un sacco anch'io. Quindi non focalizziamoci sulla scatoletta del spinta, tirata, gambe, punto. Ma invece, come stai facendo? Proprio come stai facendo, quindi ripeto, sono perfettamente d'accordo con la tua strategia. Proprio come stai facendo, andiamo a contaminare queste sedute con degli altri muscoli che non appartengono a quella categoria, proprio per rendere il tutto molto più efficiente, molto più produttivo in questi termini. Esempio lampante, appunto, se vogliamo migliorare nelle trazioni, ci sta al 100% inserire un movimento di trazione verticale anche nella seduta di spinta. E per rispondere direttamente alla tua domanda, no, non intaccherà il resto del tuo workout perché molto semplicemente stai andando a usare muscoli antagonisti e le super serie anche, se vogliamo. Quindi fare prima muscolo di tirata, poi muscolo di spinta, per esempio. Queste super serie di muscoli antagonisti non vanno in alcun modo ad intaccare quella che è la tua prestazione in entrambi gli esercizi, dato che per l'appunto sono antagonisti, usano muscoli differenti. E il tutto non fa altro che rendere l'allenamento super mega produttivo,
ti permette di attivarti meglio anche a livello neurale, ti permette di portarti a casa una sessione, se vogliamo, anche più voluminosa, più divertente, con meno tempi dilatati, persi ad aspettare guardando il telefonino. Io mi focalizzo tantissimo su questa strategia di super serie muscoli agonisti antagonisti, e la trovi praticamente in qualsiasi seduta. Quando faccio una scheda, cerco sempre di inserire, generalmente parlando, poi ci sono dei casi specifici, ma comunque generalmente parlando cerco sempre di inserire degli esercizi consecutivi che si possano fare in super serie, in tre serie, in modo tale anche non da fare per forza in quel modo, ma in modo tale da dare la possibilità alla persona che segue la scheda di rendere la scheda più produttiva, per l'appunto, rendere accorciare i tempi nel momento in cui ce ne fosse bisogno o si preferisse fare in questo modo. Se vuoi approfondire il tema super serie, ti rimando a un video che ho fatto un po' di tempo fa, comunque te lo lascio in descrizione, un link da qualche parte. Per quanto riguarda l'allenamento della trazione, nello specifico, l'allenamento di un movimento, che in questo caso è a corpo libero, nello specifico, dobbiamo come sempre focalizzarci su quelle che sono le variabili principali dell'allenamento, volume, intensità, frequenza, e giocare su questi stimoli, manipolare queste variabili nel momento in cui vogliamo migliorare in una determinata cosa. Quindi ci sta applicare la progressione principale sulle trazioni in un determinato giorno, ma non consideriamo che progressione X sia la manna dal cielo che ci sbloccherà le trazioni, ci permetterà di diventare fortissimi nelle trazioni. Più che altro guardiamola da un'altra prospettiva. E vediamo quella progressione di cui stiamo parlando come un semplice utilizzo, un semplice schema che va a utilizzare volume, intensità e frequenza. Frequenza in questo caso probabilmente no. Quindi, invece che focalizzarci su progressione X, focalizziamoci su come utilizzare volume, intensità e frequenza all'interno del nostro mesociclo, macrociclo, per raggiungere quello che è il nostro obiettivo di migliorare nelle trazioni. Quindi, perché non in questo caso, per esempio nel tuo caso Marco, perché non andare a inserire le trazioni sia nella seduta di tirata sia nella seduta di spinta, per esempio, invece che dover scegliere tra l'uno e l'altro? Perché non magari applicare un determinato tipo di progressione sull'intensità in una seduta e un altro determinato tipo di progressione sul volume, per esempio? In questo caso è una frequenza di 2 sessioni settimanali, la specificità aumenta, hai più possibilità di toccare il gesto, quindi lo impari meglio anche a livello di coordinazione, a livello di simmetrie, a livello di capacità proprio neurali, e perché addirittura non inserire una terza seduta in cui magari vai a fare del lavoro tecnico per badare meglio a questi aspetti. Proprio oggi, dato che questa domanda mi ha fatto scaturire la voglia di fare una roba del genere, ho voluto impacchettare per voi questo programma. Big Back, Big Pull, lo trovate adesso nel sito internet, e non si tratta altro che di una scheda per permetterti di migliorare, per l'appunto specializzarti nel movimento della trazione e anche nella costruzione muscolare della schiena in generale. Ricordiamoci, il mio obiettivo è sempre forza e muscoli, forza e o muscoli. Infatti ti do anche la possibilità di scegliere se fare le trazioni o meno, ma questo è un discorso ancora diverso. Apriamo la scheda, così te la faccio vedere. Ve la faccio vedere un po' meglio e nel caso fate un acquisto più ragionato. La scheda utilizza adesso le mie schede, d'ora in poi utilizzeranno il DPA 5, che è il nuovo template personalizzabile avanzato, che trovate anche quello nel sito, ma non siamo qui per parlare di quello. E quindi ci sono tutte le peculiarità che ti permettono di portarti a casa, che ti permette di portarti a casa questo template. Sceglierai quelli che sono i movimenti principali da utilizzare, applicherai gli 1RM, eccetera, eccetera. Non voglio sprecare troppo tempo qui e voglio farti notare che si applica un sacco di volume nella schiena. I primi 2 mesocicli, in cui l'obiettivo sarà proprio quello di costruire più massa muscolare possibile. Nota, il volume per la schiena inizia sempre a 20 serie settimanali. Dico inizia perché hai la possibilità nella scheda di aumentarlo nel tempo. Mesociclo 1 e mesociclo 2 sono concentrati sull'aumento appunto della costruzione muscolare. Ti consiglio un surplus calorico in questo periodo. Successivamente si tende, come vedi, siamo passati a 18, si tende piano piano a abbassare il volume e aumentare l'intensità per arrivare a un eventuale picco che ti permette alla fine di eventualmente, se si vuole fare, un test AMRAP o un RM. Ho messo anche la possibilità di selezionare quante trazioni si riescono a fare, quindi il programma ti propone una roba un po' più adatta nel caso in cui non riuscissi a fare, per esempio, neanche una trazione. In questo caso
ma anche negli altri casi ti consiglio vivamente di utilizzare un elastico o comunque una tipologia di trazione con assistenza, perché è molto molto utile in questi casi. Per portarti l'esempio di quello di cui parlavo prima, tornando indietro a quello che dicevo, quindi ti ho fatto vedere come si manipola il volume, ti ho fatto vedere come ho manipolato l'intensità. Per quanto riguarda la frequenza, si può manipolare anche questa. Nei primi mesocicli la specificità sarà un po' più bassa perché vorrai costruire muscolo. Mentre a mano che si tende ad andare verso i mesocicli più specializzanti, la frequenza aumenta. E si ha la possibilità per l'appunto di specializzarsi meglio in quello che è il determinato movimento. Ti lascio, Marco, vi lascio il template di cui abbiamo Big Pull, Big Back in descrizione. Per oggi magari lo mettiamo al 25% di sconto o per tutta la settimana. Lo mettiamo al 25% di sconto così potete farvi i vostri conti senza troppa fretta. Direi che per oggi ho finito. Io vi saluto, vi auguro una fantastica giornata e serata. Fate tutte quelle cose tattiche da social che mi permettono di battere l'algoritmo di YouTube, che ci permettono di battere l'algoritmo di YouTube. Vi saluto e ciao, grazie.